Riparte il campionato Primavera 1 Team Trofeo Giacinto Facchetti dopo la pausa invernale ed è subito big match. L'Atalanta di Mister Brambilla, capolista e ospite dell'Inter, campione d'Italia in carica. Due squadre molto molto forti danno vita ad un match davvero entusiasmante, ricco di occasioni da entrambi i lati. La prima è per l'Inter con Salcedo di testa da calcio d'angolo, blocca Carnesecchi. Si fa vedere dalla parte opposta l'Atalanta con il suo numero 8 Colpani, doppio dribbling, rientra, prova il tiro, è forte ma centrale, blocca in due tempi Dekic. Partita intensissima con continui ribaltamenti di fronte come al quarto d'ora quando Schiro mette in mezzo, è bravissimo Carnesecchi ad anticipare Salcedo. È proprio il numero 11 pochi minuti più tardi che va ancora vicino al gol, ancora con un colpo di testa, questa volta non trova la porta, palla lato. L'occasione migliore della prima frazione è di stampo atalantino e capita tra i piedi di Girgi dopo una bellissima azione personale di Peli che si libera con un tunnel, mette in mezzo Cambiaghi, raccoglie la respinta di Dekic, offre l'1-2 proprio a Girgi che a botta sicura colpisce il palo, palla che termina poi tra i piedi di Peli che conclude in porta ma in posizione irregolare. Nella parte finale del primo tempo è più Atalanta che Inter, grandissima chance per Piccoli che calcia alto da posizione invitantissima su assist di Peli. Occasione anche per l'Inter con Schiro che si gira dal limite, fa partire un tiro violentissimo. Carnesecchi è bravo e fortunato a deviare in angolo. Nel finale sale in cattedra Andrea Colpani che offre un pallone splendido a Piccoli. Nolan è strepitoso ad anticipare la conclusione del numero 9 che non riesce così a trovare la porta. Allo scadere della prima frazione lo stesso Colpani che prova a mettersi in proprio. Il suo tiro però non gira a sufficienza e termina a lato. Le due squadre vanno così a riposo sul punteggio di 0-0, ma il secondo tempo è ancora più emozionante del primo perché né Atalanta né Inter si accontentano del pareggio. E sono i bergamaschi a trovare il vantaggio dopo soli 4 minuti di gioco. La pressione di Colpani e del Prato è efficace, lo stesso capitano recupera palla, offre a Piccoli che di prima non ci pensa due volte, incrocia e trova il secondo palo, il suo decimo gol stagionale a portare in vantaggio la formazione aerobica. Il numero 9 comincia il nuovo anno così come aveva terminato il 2018, ossia con un gol, doppia cifra per lui in campionato. E a solo Atalanta nella prima parte della ripresa i giocatori di Mister Brambilla vogliono il raddoppio, ci vanno vicinissimi ancora con Piccoli che però schiaccia la conclusione, centralmente blocca Dekic. Al sedicesimo occasionissima per l'Atalanta, il pallone viene deviato infatti con la mano da un giocatore dell'Inter, per il direttore di gara è calcio di rigore, sul dischetto come sempre si presenta Andrea Colpani e però strepitoso Dekic a distendersi sulla sua sinistra, a deviare il tiro e poi addirittura a bloccare il pallone, errore dal dischetto, il primo in campionato per Andrea Colpani. L'Atalanta accusa il colpo, l'Inter ritrova fiducia, Durante va vicinissimo al gol del pareggio, il suo tiro a botta sicura è però centrale, blocca Carnesecchi. Lo stesso Durante si rifà però al 19esimo quando raccoglie un pallone in verticale di Salcedo, offre sul secondo palo a Persin che tutto solo non può far altro che mettere il pallone in porta, in scivolata trova il pareggio dell'Inter. Ottima azione di prima, il passaggio di Adorante per Persin che si fa trovare puntuale sul secondo palo e mette in rete. Occasione anche per Pompetti che dal limite prova il tiro sul palo del portiere, la punizione però termina tra le braccia di Carnesecchi. L'Atalanta non riesce a reagire e allora l'Inter sulle ali dell'entusiasmo sfrutta il momento favorevole del match e trova il vantaggio con Gavioli che controlla e poi di testa supera Carnesecchi dentro l'area piccola e porta in vantaggio i suoi. In decisione della retroguardia atalantina Gavioli controlla il cross di Persin e non ha problemi poi a infilare Carnesecchi. Nel finale di partita Mister Brambilla inserisce Traoré, Babi e Colli, Atalanta trazione offensiva, cerca il pareggio, l'unica occasione degna di nota però capita tra i piedi di Dariva che da fuori prova a impensierire Dekic, nessun problema per il numero 1 che respinge. La partita termina così 2-1 per l'Inter, inizio 2019 amaro per i nerazzurri allenati da Mister Brambilla che rimangono comunque in testa alla classifica.